Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dalla 1 più 1 con le 5 Family! Dopo aver fatto il video delle zucchettine e delle scopettine portadolci, oggi faremo il video su come creare questi carinissimi fantasmini di creta per decorare la vostra casa. Vi facciamo vedere come fare dei simpaticissimi fantasmini di creta senza cottura, che potrete poi illuminare con delle candeline per decorare in modo semplice e soprattutto a basso costo la vostra casa per Halloween. Cosa serve per fare questi fantasmini? Serve della creta. Della creta, di quella che si asciuga all'aria, quindi senza cottura. La trovate, noi l'abbiamo presa da Teddy, altrimenti la trovate in edicola, il classico DAS bianco, la trovate da Action, la trovate in tutti i negozi. Sì. Poi della carta d'alluminio. Alluminio. Pellicola trasparente, dei tubetti. Noi usiamo questi vasetti di spezie per dar la forma ai fantasmi, un mattarello per stendere la pasta. E se volete rendere il vostro fantasmino più bello, vernice bianca, degli occhietti finti e il vetrificante, sì, per dare questo effetto vetro. Io non l'ho trovata, però sarebbe carinissimo anche trovare la pittura bianca Glow, sì, in the Dark, ma non sono riuscita a trovarla. Di tutte le volte che l'ho vista nei negozi, stavolta niente. Quindi la prima cosa da fare è aprire la creta e stenderla, direi non troppo sottile, fate 5 mm in modo che sia abbastanza resistente. Guardate, è durissimo una volta asciutto, proprio non si rompe più. Quindi apriamo la creta e la stendiamo. Ecco come si presenta la creta. La dovete lavorare un po' per renderla più omogenea. Ecco, ho dimenticato di dirvi, vi serve anche una spugnetta bagnata, perché una volta che la cera sarà, che la creta sarà stesa e che l'avremo messa sul nostro vasetto per dargli la forma, ricordatevi sempre di bagnare la creta. In questo modo eliminerete qualsiasi tipo di difetto e sarà molto più resistente una volta asciutta. Quindi adesso la lavori e poi, sì, la stendi. Iniziamo a stendere. È abbastanza dura, quindi per i più piccolini, sì, magari che si facciano aiutare da mamma e papà. Che avete steso la vostra creta, vediamo ancora un pochettino. Ecco, prendete, io prendo una rotella senza fare danni sul tavolo, e tagliate una forma abbastanza irregolare in questo modo. Facciamo così. Una faccia. Dobbiamo preparare il nostro come si dice, la nostra, ecco, il nostro piedistallo. Quindi prendete un vasetto di spezie, fate una pallina con l'alluminio e ricoprite tutto con la pellicola. Mi raccomando, pellicola obbligatoria, altrimenti si attacca tutto. Sì. Poi prendete il nostro fantasmino, il fantasmino, e iniziate a dare delle pieghe in modo che sia fantasmoso. Gli date delle pieghette in questo modo e se volete gli fate già un foro per la bocca, e gli occhi poi non li attacchiamo, quindi non servono i fori, ma se non avete gli occhietti potete fare anche il foro per gli occhi. Poi faccio questo, Sofì, poi tu puoi fare gli altri. Okay. Prendete una spugnetta bagnata e iniziate a lisciare, in modo che non ci siano imperfezioni. Esatto. Poi se avete degli oggettini, che non abbiamo noi una micropignetta, no, potete fargli tipo le braccine che tiene qualcosa. Sto pensando, ma non abbiamo cose abbastanza piccole. Una volta che gli avete dato la forma e che l'avete lisciato per bene, l'ho lasciata asciugare, servono almeno 24 ore. Non c'è neanche il sole qui e quindi sarà un po' più lunga. E questo è il fantasmino pronto per andare ad asciugare. Adesso Sofì va avanti e ne prepara altri. Sì. Ecco qua, questo sembra che sia un po' malaticcio, ma non importa.
Adesso li facciamo asciugare. Guardate anche cosa abbiamo provato a fare con il resto di pasta, cioè di creta. Abbiamo provato a fare una zucchetta. Adesso aspettiamo che si asciughi, poi togliamo la lana e dovremmo avere la nostra zucchetta pronta da dipingere. Rieccoci qui. Sono trascorsi 2 giorni perché ieri non siamo riusciti a fare il video. I nostri fantasmini si sono asciugati, passa. Eccoli qua, perfettamente asciugati. Sentite che sono diventati rigidi. Adesso li togliamo, anzi li possiamo anche lasciare perché viene più facile da dipingere sicuramente, tanto il vasetto è protetto. Se vedete che non è perfettamente liscio come desiderate, sia sotto che i bordi, potete prendere un pezzettino di carta da vetrata e carteggiare con estrema cura. Adesso noi li dipingiamo, poi decidiamo se è il caso di attaccare degli occhietti a questo, che poi non vi abbiamo fatto vedere quando era ancora morbido. Abbiamo trovato questo ragnetto e gli abbiamo messo il ragnetto, quindi questo avrà bisogno di 2 occhietti. Mettiamo 1 o 2 mani di bianco se necessario, ma io li vedo già molto bianchi, quindi basterà una. E poi passiamo il vetrificante per renderli brillanti. Questo vetrificante io l'ho trovato da Flying Tiger e, se non mi ricordo male, l'ho pagato credo 3 euro, comunque meno di 5 euro, ma credo 3 o 2 euro addirittura, e ve ne basta veramente pochissimo perché è densissimo. E con questo potete andare a proteggere tutte le vostre creazioni in creta e le proteggete anche dalla polvere. Quindi adesso, Sofia, armati di colore e inizia a dipingere i fantasmini. Fai vedere anche che è venuta bene la nostra zucchetta che vi avevamo mostrato in velocità. Ho tolto la lana, eccola qua, anche questa basta dipingerla, e come vedete con 3 euro di creta avete tantissime cosine per decorare la vostra casa sia per l'autunno che per Halloween. E avete un esercito di fantasmi. Un esercito di fantasmi. Via con la pittura. Pittura fatta, adesso ci armiamo di vetrificante e li finalizziamo. Anche la zucchetta è stata dipinta. Dai, mi raccomando, state attenti perché il vetrificante è densissimo, quindi ne mettete poco per volta e spalmate bene bene. Vedete che dà un effetto lucido tipo vetro e protegge le vostre creazioni. Visto che è molto appiccicoso, fatelo asciugare per bene e noi lo utilizzeremo anche per poggiare sopra gli occhietti, così non ci serve la colla. L'idea che ci è venuta strada facendo prima di vetrificare è quella di andare a disegnare su uno dei nostri fantasmini una ragnatela, perché vedete, potete personalizzare le vostre creazioni in creta come volete. Adesso vediamo se mi ricordo come si fa la ragnatela senza fare danni. Lasciandolo sempre sul suo vasetto, che è un'ottima base per lavorare, andiamo a fare la nostra ragnatelina col nostro ragnetto. Potete fare qualsiasi cosa, potete fargli le sopracciglia, potete fargli, adesso non mi vengono altre idee. Comunque potete personalizzarli, potete scrivergli un nome, quello che volete. Poi mi raccomando, fate asciugare bene bene l'indelebile prima di passare il vetrificante e poi sigillate il tutto. Guarda, gli facciamo anche qualche neo a lui. Nel frattempo a questo, che chiameremo Sgambation perché ha tutti gli occhi sghembi e la bocca storta, abbiamo attaccato gli occhi che sono imprigionati nel vetrificante. Vedete come brilla? Eccoli qui pronti.
Se volete potete mettere sotto anche delle candeline per rendere l'atmosfera più di Halloween. Sì, così si illuminano appena cala la notte. Sì. Guardate che carini. Li potete personalizzare come volete e li potete fare di qualsiasi dimensione, sì, perché non c'è limite alla creatività. Sì. Vi ricordiamo che sul canale trovate tantissimi altri video di Halloween. Sì. C'è anche una playlist dedicata, quindi andatevela a cercare, e altri anche lavoretti con la creta, perché ne abbiamo fatti veramente tanti. Tantissimi. Cosa devono fare gli amici se gli è piaciuto questo video? Iscriversi al canale, sporliciare. Ciao!